Ciao a tutti, per la prima volta faccio un video con l'audio in diretta. Spero che il risultato non sia proprio terribile. Volevo affrontare in questo video un minimo i concetti di fioritura in una maiuscola. Magari qualcuno di voi lo troverà utile, interessante. O così, magari un'ispirazione per fare qualche prova, per mettersi un pochino all'opera su queste cose. Ovviamente è una maiuscola di un alfabeto copperplate a punta fine. Sto usando un corpo lettera 6 mm, la nostra inclinazione di 55 gradi sulla linea di base e la proporzione è 2-1-2, quindi la parte degli ascendenti sono 2 volte l'altezza delle lettere minuscole, che è il nostro corpo lettera, che in questa proporzione rappresenta l'1. Quindi lo scrivo qua. Quindi ascendenti sono 2 volte lo spazio che avete deciso per il vostro corpo lettera e idem i discendenti. Quindi se io immaginassi, quindi ho disegnato solo la parte degli ascendenti, ma se immaginassi le linee sotto sarebbero altre 2 linee alte 6 mm, ok? Allora andiamo a vedere questa F fiorita. Io ho scelto la F e in particolare una forma che riprende la F della font Maratre, che è una font, uno stile che nei matrimoni chiedono tanto. È comunque bella e si presta anche a spiegare dei concetti di base che poi si possono applicare anche a tutte le altre maiuscole. Allora, voi avete il vostro capital stem, che è proprio lo scheletro della lettera, sui 55 gradi, la nostra inclinazione tipica del corsivo inglese. Questa lettera, per venire disegnata così, normalmente parte da qui, non parte dal capital stem. E quando partite dovete fare attenzione a rimanere un pochino più larghi perché state per andare a fare un altro giro, quindi un ovale completo. E uscendo dovete lasciarvi abbastanza spazio, vedete qua? Mi sono lasciata tutto questo spazio perché quando scendo dalla mia linea della bellezza e vado a fare l'ovale, devo riscendere, quando scendo devo trovare il posto per fare questa piccola asola e per uscire. I trucchi per far venire una bella lettera sono, a parte questo, quindi di non avere tutti i flourish condensati in una piccola in un piccolo spazio. Se qui io questo ovale qua lo avessi fatto qui, vedete quanto poco spazio avevo, solamente questa sezione, e avrei per forza incrociato male. Quindi rispettare le proporzioni della lettera, e questo si impara a farlo solo facendo pratica. Fare tutti gli ovali con la stessa inclinazione. Se decidete che la vostra inclinazione è questa, tutti i vostri ovali devono riprendere la stessa inclinazione. E quando fate le ombre, quindi quando scendete applicherete un pochino di pressione per fare la vostra ombra, fare in modo, anche questo viene con la pratica, che tutte le ombre si rincorrano, quindi di creare per l'occhio una ripetizione quasi. È quello che dà l'armonia alla lettera. Adesso proviamo a farla insieme. Proviamo a disegnarla.
Vedete che io sto usando proprio un ritaglio di carta, però va più che bene per il nostro scopo. Allora. Vediamo di far partire il pennino. Quando inizio a salire per il mio ovale, non guardo questa sezione che sto per fare, ma l'occhio, con la coda dell'occhio, vado a guardare qui in mezzo ed è quello che mi fa andare nel punto giusto. Quindi anticipo, vedete che queste due forme sono uguali, hanno la stessa pendenza. Esco. Quando sono qui, non sto guardando la punta del mio pennino, guardo dove voglio far finire il mio tratto. Eccola qua. Il trucco, almeno per me, insomma, è stato capire che la mano sapeva già che cosa fare se io avevo bene in mente la struttura della lettera. E anche quando non ho esattamente programmato che fioriture fare, che svolazzi fare, guardando lo spazio che ho intorno, quindi non sto fissa con lo sguardo sul pennino, ma guardo con la coda dell'occhio gli spazi che sono andata a tagliare e quello che ho ancora disponibile. E quello mi fa capire abbastanza in anticipo la forma che andrò a fare, per poterla fare correttamente, perché purtroppo le cose brutte vengono fuori quando c'è l'indecisione, scusate. Se uno non sa che cosa sta facendo, per forza la mano non esegue niente. Niente, quindi questo è un pochino l'anatomia che volevo fare con voi di una capitale fiorita. Vi dicevo che gli stessi concetti si applicano anche ad altre lettere, ovviamente con altre forme, però diciamo che rispettare le inclinazioni, rispettare le distanze per creare armonia, non fare per esempio tantissime ombre, perché questo appesantisce tanto lo spazio che andate ad occupare e l'occhio perde, se vede troppe cose scure, quindi troppe cose piene, perde la capacità di capire qual è lo scheletro della lettera. Nel caso della F, per esempio, aiuta il fatto che ci sia il taglio, perché il cervello sa che quando vede una lettera con il taglio è la F. Ma se avessi cercato di fare una cosa del genere spacciandola per una I senza il taglio, è ovvio che sarebbe stata illeggibile, no? Quindi nel caso della I dovrò andare, se voglio fare l'entrata sempre così, dovrò cercare di tenere più, come dire, più sottile, più leggera questa parte qua di fioritura, perché voglio che l'occhio capisca che lo scheletro è lui. No? Quindi più cose gli do da interpretare, più informazioni gli do da interpretare, più lo confondo. E niente, va bene. Se la cosa vi è piaciuta a questo punto, lasciatemelo scritto su un commento sotto e magari ne rifacciamo altri di video così o scrivetemi, non so, le lettere dove vi trovate un pochino più insicure, i dubbi che avete, qualche domanda particolare. A me fa piacere se possiamo aiutarci, secondo me è una bella cosa, ecco. Bene, vi lascio alla vostra pratica, spero che ne farete tante. Se deciderete di praticare questa forma o questa F,
magari taggatemi nel post che fate e mi farà piacere. E niente, aspetto i vostri commenti. Ciao a tutti.